Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per il fine settimana del 5-6 marzo 2016. Nella giornata di sabato una rapida bassa pressione di origine polare si fa spazio verso sud fino a tangere il Golfo del Leone, convogliando correnti umide e fredde sulla nostra regione, con una giornata all'insegna del tempo perturbato sui rilievi piemontesi. Avremo quindi precipitazioni già dal mattino, nevose su tutte le aree di montagna con quota neve intorno ai 500 metri al primo mattino, in rapido aumento già nel corso della mattinata fino a 800 metri. Nel pomeriggio avremo schiarite ampie, soprattutto su Alpi Cozzi, Marittime, Liguri e Appennini, ovviamente sulle pianure, con le precipitazioni che andranno ovunque attenuandosi per spegnersi in serata, tranne che sulle creste di confine occidentali, dove permarranno degli addensamenti. Parlando di quantitativi di neve, in tutta la mattinata di sabato sono attesi fino a 30-40 cm a nord su Alpi Pennine e Le Pontine e a sud su Alpi Ligure e Marittime. Sugli altri settori alpini sono attesi tra i 20 e i 30 cm di fresca. Sugli Appennini, sul versante piemontese, potranno esserci depositi fino a 10 cm di neve fresca, atteso qualche centimetro di neve al primo mattino anche su Langhe e Roero. La ventilazione permarrà moderata o forte al mattino da sud, al pomeriggio da ovest. È previsto un calo delle temperature massime a causa dell'arrivo della perturbazione, mentre le minime resteranno stazionarie o in lieve aumento. Domenica la bassa pressione si sposta verso nord-est con un conseguente miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la regione. È attesa quindi una bella giornata, serena o velata, con ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali. Lo zero termico resterà comunque basso, intorno ai 1000 metri o anche più basso sulle creste di confine occidentali. Le temperature minime sono attese in calo di un paio di gradi visto il rasserenamento, mentre le massime tenderanno ad aumentare. Con questo è tutto, per ulteriori informazioni consigliamo di consultare gli aggiornamenti meteorologici sul sito di Rischi Naturali di ARPA Piemonte o sulla pagina di Meteovetta.